Ciao a tutti da Universo Università, siamo presso la sede di uno dei nostri partner, il consorzio Medspin, in via De Caro a Catania, e parleremo di nuove idee imprenditoriali e di formazione tecnico-scientifica. Ma prima parleremo con un pilastro della nostra TV che dell'informazione scientifica ha fatto un suo baluardo, Piero Angela. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va, un sole nascosto che nasce da dentro e disegna il confine della tua libertà. Il suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante. Presso l'auditorium del Monastero dei Benedettini si è svolta la giornata Scienze e Comunicazione, strumenti della divulgazione scientifica, organizzata dall'Università di Catania, Circuiti Culturali e Facoltà di Scienze, in collaborazione con la Fondazione Angelo D'Arrigo. L'ospite d'onore è stato il giornalista scientifico e conduttore più noto della TV italiana, Piero Angela, che ha incontrato gli studenti catanesi per parlare della missione della sua carriera, rendere la scienza comprensibile a tutti. La passione per la scienza, attraverso le sue tante imprese, caratterizzava Angelo D'Arrigo, il deltaplanista catanese scomparso a causa di un incidente aereo il 26 marzo del 2006, e il vincitore della seconda edizione del premio a lui dedicato è proprio Piero Angela. Nato a Torino nel 1928, da giovane è pianista di jazz, ma cessa l'attività musicale professionistica quando nel 1952 viene assunto in Rai. Corrispondente del TG da Parigi e Bruxelles e conduttore del TG1 e del TG2, alla fine degli anni 70 si dedica alla realizzazione di programmi di divulgazione scientifica, il primo è Quark. È autore di oltre 30 libri, tradotti in inglese, tedesco e spagnolo, per la sua attività ha ricevuto 8 lauree honoris causa. A Catania per parlare oggi di scienza e per ricevere il premio Angelo D'Arrigo. Come sarà la sua lezione di oggi? E poi le chiedo anche un ricordo personale su quello scienziato del volo che è stato D'Arrigo. Beh, cominciamo da questa parte. D'Arrigo era un personaggio straordinario, era una persona intanto umanamente deliziosa. Io ho avuto modo di incontrarlo tante volte, ha collaborato al nostro programma. E poi era un uomo che aveva questa capacità, intanto il coraggio personale, ma la competenza, perché per fare queste cose straordinarie che lui ha fatto bisogna essere molto competenti anche dal punto di vista tecnico, anche per la preparazione della macchina umana, perché quando si vola con le quote, col freddo, la mancanza d'ossigeno, i problemi di sopportazione di condizioni estreme richiedono prove che lui faceva in laboratorio continuamente. Quindi era un uomo del futuro, del passato, con i valori. Io ho sempre detto, se Leonardo da Vinci l'avesse visto, sarebbe innamorato anche lui di Angelo D'Arrigo, perché in fondo ha realizzato delle cose che gli uomini del Rinascimento volevano fare. Lui era un uomo rinascimentale in questo. E oggi invece la lezione su scienza e informazione come sarà? E soprattutto il fatto che per riuscire a comunicare qualunque cosa, non solo la scienza, ma anche la politica o l'insegnamento alla scuola, occorre interessare l'interlocutore, fare sì che l'emotività sia coinvolta. Non basta la chiarezza nella divulgazione, occorre, come dire, la creatività, la capacità di suscitare emozioni, di accendere il cervello. Quindi questo è il problema quotidiano del nostro lavoro, credo di noi tutti, anche il vostro, e quindi è importante riflettere e capire, soprattutto mettersi a inventare cose che riescano poi a realizzare questa comunicazione tra chi manda e chi riceve. Lei ha ricevuto tante lauree honoris causa, tanti riconoscimenti e tanti premi per la sua attività, ma a quale tiene di più? Tengo di più a una lettera che mi ha mandato quando ho scritto il primo libro da una signora di Varese,
che mi diceva: guardi, io non ho molta cultura, purtroppo per ragioni di famiglia mi sono fermata alla quinta elementare, però ho tanta voglia di sapere. Era una donna intelligente che, leggendo un mio libro, ho detto: finalmente ho capito. E questa è la cosa che mi ha fatto più piacere, perché mi sono reso conto a quel punto che uno può arrivare a un grande pubblico e aiutare queste persone che spesso vengono escluse da un linguaggio che non è quello adatto, aiutarle a entrare nel mondo della conoscenza. Questa è stata una mia grande soddisfazione. La ditta Angela e Angela è una delle poche espressioni della TV pubblica di informazione, divulgazione e cultura. Ma qual è la sua ricetta per migliorare la TV italiana? Io non ho ricette per migliorare la TV italiana. Però dico che questo è un problema innanzitutto di generale, bisogna mettere le televisioni, in particolare la RAI, che ha questo ruolo di servizio pubblico, nella condizione di essere finanziata sufficientemente per non dover dipendere troppo dalla pubblicità, perché la pubblicità richiede alti ascolti e gli alti ascolti richiedono dei programmi che vanno a cercare un pubblico che è quello meno istruito o comunque meno interessato, perché poi non è neanche un livello di istruzione, un livello di curiosità. E questo finisce naturalmente per spostare un po' l'asse, tutto da una parte. Quindi è un problema più di regole che di singoli programmi. Un suo consiglio per i giovani che si avvicinano al mondo scientifico e dell'informazione? Beh, il mondo scientifico è una cosa, quello dell'informazione è un'altra. La scienza bisogna amarla, farla, è un po' come suonare il violino. No, uno deve sapere che in Italia purtroppo quello che lo aspetta è una strada difficile, con poche gratificazioni spesso. Per la comunicazione c'è moltissima comunicazione oggi. Poi nel campo della scienza noi vediamo che sia i giornali che le televisioni non hanno tanti spazi. Allora c'è molto bisogno di questo, ma c'è poca disponibilità poi nei media a ospitare questo tipo di giornalismo. Quindi anche lì è una strada sofferta. Grazie, grazie di tutto. Dio che parti, mi cammino duro di cercare l'arco che lancio. L'eredità di Angelo D'Arrigo è dentro tantissima gente, lo testimonia in guestbook, sempre stracolmo di messaggi che arrivano da tutte le parti del mondo. E messaggi di impegno, di rigore scientifico, di scoperta, ma anche messaggi di sogno e di libertà. È quello che forse un po' oggi si sta perdendo, il pensare che ciascuno di noi ha il dovere verso se stesso di perseguire i propri progetti, di studiare, di ricercare con impegno e magari per travalicare quelli che sono le cose conosciute, consuete, no? Il progetto più importante della Fondazione qual è? Il progetto più importante che abbiamo concluso è quello della scuola che abbiamo costituito, inaugurato in Perù il 31 gennaio scorso, ma poi ci sono tanti progetti che adesso abbiamo in corso, che sono anche qui in Italia, con le carceri, che abbiamo iniziato insieme a Candido Cannavò, ma anche a tanti altri. Siamo in compagnia di alcuni studenti di una scuola superiore di Catania. Che scuola frequentate? Siamo l'Istituto Tecnico Agrario, Filippo Eredia. Siamo venuti qua ad accompagnare la professoressa di biologia. Hai qualche aspettativa da questo incontro particolare? Beh, noi siamo dell'Istituto Tecnico Agrario, quindi siamo in quest'ambito. Ci occupiamo della fauna, delle cose nature, degli ambienti naturali, facciamo fisica, geofisica, zootecnia, quindi è un importante mezzo di comunicazione per ambientarci in questo ambito lavorativo. Avete già qualche idea per il proseguimento dei vostri studi? Ancora non siamo molto idee. Quindi vediamo ancora, abbiamo un altro anno di studio, quindi poi ci orienteremo. Tu che facoltà frequenti? Allora, la facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea Scienze della Comunicazione, curriculum editing. L'uomo di scienza Piero Angela, nonché giornalista, ha in qualche modo influenzato la tua scelta? Ma sotto certi aspetti sì, perché tutto sommato anche la linguistica, la scienza che si studia in questa facoltà, che a me piace di più, è sempre una scienza, quindi potrebbe centrare qualcosa, secondo me.
un'ultima cosa, sai cos'è un quark? Onestamente no.